Solo due o tre piccoli interventi su alcuni punti che sono stati sollevati. Io stamattina ho scritto un articolo per la nostra rivista online sarà pubblicato adesso e l'articolo sostanzialmente dice che gli eventi che si stanno producendo in queste ore lasciano emergere un profilo di Stato fallito. E cosa che credo nessuno si aspettava. E infatti ha ragione Barbi quando dice: ma qui ci aspettano le cose più diverse, si può aspettare che la Cirenaica, il Fezzan e la Tripolitania se ne vanno per conto suo, possiamo aspettarci la costituzione di piccoli emirati islamici o grandi emirati islamici, non sappiamo che tipo di emirato o che tipo di islam questi emirati, insomma, non sappiamo più nulla. Non dico che siamo a livello della Somalia, però se le cose non vanno male potrebbe essere. Ora, che questo succede in Somalia, ancora se succede in Libia, che è un paese cruciale nell'economia internazionale, è un problema. È per questo che ho cercato di propongo in quell'articolo e ho riferito qui l'idea che se si può fare qualche cosa per evitare il fallimento dello Stato domani, lo si deve fare immediatamente. E in questo senso io credo che se questa cosa può essere, la prima cosa deve essere quella di far vedere ai libici che si stanno rivoltando che il mondo sta dalla parte loro e quindi ferma Gheddafi. Allora si può fare un intervento di questo genere, io sono d'accordo con lei, ovviamente ci sono moltissime difficoltà, tutti quanti hanno obiezioni, la Cina obietterebbe, Putin ha già obiettato. Quindi la cosa non si può. Però è anche vero che siamo in una situazione così strana, così inattesa, che forse ci sarebbero meno o più opposizioni di quelle che generalmente uno potrebbe aspettarsi. Ecco, per esempio, mi chiedo se la Cina, che non è in Libia uno spettatore indifferente o esterno, perché la Cina ha fatto degli investimenti in Libia, è un paese a quale punta nella sua sete di idrocarburi. Potrebbe essere preoccupata e quindi forse trovare un sistema consentire con delle cautele, eccetera. Nella stessa Lega Araba mi chiedo quale sarebbe la reazione. Ma innanzitutto vediamo, la Lega Araba può da sola stabilire di intervenire in quanto organizzazione di sicurezza regionale? Penso di sì. O ha bisogno del Consiglio del Consiglio di sicurezza, mi trovo un po' impreparato su questo punto, però ma ammettiamo che possa decidere o voglia decidere da sola, cosa che fa difficilmente. Oggi la Lega Araba si trova in una situazione un po' particolare, si troverebbe avere a che fare con un paese che nessuno ama nella Lega Araba. E si potrebbe pensare forse che in questa situazione, con il continuo effetto domino che c'è, forse incaricarsi loro stessi di fermare questa tragedia potrebbe essere positivo. Ma naturalmente è un tentativo da fare, io sono il primo ad ammettere che è un tentativo debole. Debole perché per le divisioni internazionali, debole anche perché l'Europa, come molti hanno sottolineato, è politicamente debole perché la trasformazione, quella che doveva essere l'innovazione del Trattato di Lisbona, ha funzionato alla rovescia. Era molto meglio Solana che aveva meno poteri, no, esatto, che ha più strumenti, ma è una che sta lì chiaramente per frenare tutto. E
Quindi ecco, io intendevo, io mi muovo un po' in questo ordine di idee. Per quanto riguarda il trattato, che è un punto mi sembra interessante, importante, ma io penso che in questo momento preciso forse sarebbe meglio non sollevare la questione, che non sappiamo come le cose si mettono, chi sarà il nostro interlocutore. Ecco. Però indubbiamente oggi io più che altro mi confermo nella mia personale idea di allora che quel trattato non andava firmato, andava detto che il popolo italiano è amico del popolo libico, ma non di Gheddafi. E a quel punto bisognava dire che si fanno i trattati con degli stati in cui esiste la guida. È qualche cosa che va al di là di uno stesso concetto di dittatura. Quindi, quindi io credo che sì, potrebbe essere un punto importante nei prossimi giorni, dipende da come si mettono le cose. Certo, se si sospende o si denuncia il trattato, l'Italia perde un altro strumento in una situazione in cui secondo me è già ha immediatamente perduto la sua collocazione nei confronti del paese che è stato e del paese che verrà. Grazie. L'altro Roberto? Sì, due minuti davvero, solo su due punti che scelgo arbitrariamente. Uno è questo, in effetti Aliboni in pratica ne ha parte prevenuto. Cioè, credo anch'io che, per così dire, guardandoci indietro, quando ci sono stati interventi umanitari / di stabilizzazione, perché non sappiamo bene nemmeno come definirli, spesso erano di fatto peace enforcement travestiti da peacekeeping, penso in particolare a Somalia, Bosnia, Kosovo e Afghanistan, casi molto diversi ma tutti piuttosto rischiosi, almeno come prospettive iniziali. Poi la Bosnia si è risolta relativamente bene dal nostro punto di vista, dal nostro rischio, e sugli altri sappiamo, insomma, Somalia, un disastro, anche perché siamo andati via, non siamo rimasti. Kosovo e Afghanistan, a tutt'oggi abbiamo un giudizio sospeso, storico, se vogliamo, Kosovo un po' più ottimistico, Afghanistan chi lo sa. Però ecco, anche solo prendendo questi casi recenti, la cosa che mi affascina a posteriori è che tutti questi interventi sembravano anche, direi, poche settimane prima della decisione di intervenire, sostanzialmente impensabili. Era quasi impensabile che l'Europa intervenisse in Bosnia, e infatti non ci si voleva pensare, lo si fece all'ultimo momento con una serie di accordi presi con gli americani che limitarono molto il tipo di intervento, ci ricordiamo tutti poi le varie fasi, l'ONU, poi l'incapacità dei caschi blu, poi un ruolo europeo che c'era e non c'era, poi la NATO, il Kosovo, sappiamo tutti quanto fu strano il modo in cui alla fine decidemmo in qualche modo di intervenire, non parlo dell'Italia, parlo diciamo della cosiddetta comunità internazionale. Sono tutti interventi peculiari, ognuno ha una storia particolare, ma sono tutti, ripeto, sono accomunati dal fatto che non ci avremmo scommesso molto poche settimane prima della scelta alla fine di intervenire. L'Afghanistan ovviamente fu legato a un evento molto molto particolare anche qui, però poi quello che voglio dire, la dinamica degli eventi è fortissima in questi casi, cioè la pressione aumenta enormemente. Sono d'accordo con Aliboni, bisogna almeno pensare in quei termini lì, nei termini di un intervento di qualche tipo, perché se fra una settimana la situazione è ancora questa, noi interveniamo in Libia, certamente, perché se non parte la NATO, parte l'Unione Europea, se non parte l'ONU, parte una coalizione, o altrimenti va Obama, perché queste sono pressioni che crescono in maniera esponenziale, non si può reggere a una situazione del genere che vada avanti. Naturalmente, se si ferma, si rimescolano le carte, magari ecco, si cominciano a creare delle forme di equilibrio di potere interni al paese, magari il paese si spacca, ma in qualche modo si crea un equilibrio, allora è chiaro che è meglio non entrarci, perché non si saprebbe più dove mettere le mani. Però è vero che se si vuole avere una qualche influenza, oppure se la situazione umanitaria continua come sta andando oggi, credo che la pressione diventi irresistibile. Quindi è meglio cominciare a rifletterci, anche secondo me. È un inizio, ma appunto le no-fly zone, comunque l'Iraq stesso, forse senza gli insiste su Al Jazeera,
Ma le immagini moltiplicate sono moltiplicatori di persone pubbliche. Con tutte le incertezze che tutti hanno ricordato, naturalmente, tutti i dubbi, perché è evidente che nessuno interviene volentieri e spesso magari c'è il tentativo di trovare vie di fuga, vai tu, vado io, però noi siamo in prima linea in questo senso, come Italia, non c'è dubbio. Sulla Lega Araba, oltre a tutte le difficoltà politiche che ha ricordato Aliboni, fra l'altro c'è il fatto che la Lega Araba è senza leadership adesso, perché l'Egitto era un leader tradizionale, e i sauditi anche credo che se ne stiano molto cauti in questo momento, ma c'è anche un fatto: la Lega Araba non mi sembra che abbia né il software né l'hardware per intervenire in una situazione del genere. Potrebbe fare da cappello, potrebbe richiedere l'intervento di qualcuno, ma a quel punto si entra nella discussione sulla legittimità, cioè il Consiglio di Sicurezza, cioè Putin. Per questo scherzavo con Lapo, scherzavo nel senso che è evidente Putin non ha in questo momento voce in capitolo in una discussione europea, ma lui sta mettendo le mani avanti sul passo numero due, cioè questi da soli non possono andare, hanno bisogno di me, del mio voto al Consiglio di Sicurezza e ovviamente la Cina a quel punto. Quindi dobbiamo già ragionare in quell'ottica, sempre ipotizzando che la violenza continui. Ultimo punto invece sulle previsioni sbagliate o mancanti, carenti, e la questione dell'intelligence. Personalmente ho una posizione molto scettica sul fatto che ammettiamo anche di avere i dati di intelligence per conoscere in anticipo il rischio che sta montando. Ad esempio, l'altro giorno vedevo una notizia sul New York Times, quindi di fonte del tutto aperta, secondo la quale ci sarebbe stato un memo consegnato al presidente Obama sull'Egitto un paio di mesi fa, in cui si diceva: guarda che l'Egitto è messo veramente male perché la successione non sta funzionando. Peraltro gli americani non gradivano molto il figlio di Mubarak da tempo, quindi il presunto, insomma, il delfino, eccetera. Ma c'erano stati dei dati di intelligence già discussi, quantomeno a Washington, su quanto poteva accadere in Egitto. Il problema è anche ad avere quei dati. È evidente che la tendenza è a pensare che quel personaggio, in quel caso Mubarak, resista, regga, perché non si riesce a pensare ad una vera alternativa se i dati di intelligence non sono fortissimi, lampanti. Fra l'altro, ricordiamo sempre la dinamica degli eventi. All'inizio, cosa abbiamo avuto in Egitto? Pochi giovani in una piazza. Quella non è ancora causa del collasso di un regime. Come sempre, il problema è dove si collocano i militari, come si cominciano a spostare gli equilibri. Questo l'intelligence fa molto fatica a prevederlo. Cioè, l'intelligence ci può dire, come ricordava Liboni in precedenza, quali sono i dati di fondo e come sta andando magari l'equilibrio di potere all'interno del paese. Ma anche a conoscere molto di più il rischio in corso, insisto, l'intelligence non ci dà strumenti di intervento. No, non ti dice dove intervenire, però. Esatto, ti mette allerta. Esatto. Ma quello che voglio dire, nel caso dell'Egitto, l'America, per esempio, era allerta, soltanto che hanno scommesso su Mubarak all'inizio. Noi non so, ecco, qui nel nostro caso sono agnostico perché non so quanto noi conoscessimo. Magari lo sapete, esatto, avete più modo voi di chiederlo rispetto a noi. E l'ultimissimo punto sulle previsioni, appunto. È il dilemma, qualcuno ha ricordato l'11 settembre. L'11 settembre è un tipico caso in cui il problema non era tanto di non avere i dati, era di non metterli assieme. Era il famoso firewall fra le agenzie di sicurezza, di intelligence, in quel caso l'FBI e la CIA sostanzialmente, che impedì di mettere insieme i punti del, come dire, connecting the dots, come quando si fanno i cruciverba, o meglio sulla settimana enigmistica. Non si ha la visione d'insieme se non si collegano i punti, quindi spesso il problema non sono i dati, ma è collegare i dati fra loro, e questa è sempre una questione di, è quasi un'arte più che una scienza, quindi di nuovo sarei un po' scettico sull'idea che anticipare gli eventi sia davvero possibile a quel livello di dettaglio. Certo, poi sono invece d'accordo sul fatto che quando cominciamo a davvero non azzeccarne una, c'è decisamente qualcosa che non quadra, su questo sono più che d'accordo, però ecco, fra questo e la capacità poi di intervenire, frenare certe tendenze e intervenire, ne passa parecchio, perché a quel punto servono gli strumenti politici, eccetera, che sono anche quelli molto carenti, insomma, a parte l'intelligence. Grazie. Grazie. La. No, io non volevo...